23 novembre 2014, domenica. Sara ci delizierà con la super ricetta dei biscottini a 5 stelle. Allora, come vi avevo promesso, ora vi farò vedere la ricetta dei biscottini che ho fatto l'altra volta e che avete visto solo il video finale. Però non avete visto la preparazione. Ho visto che anche su YouTube qualcuno me l'ha richiesta, quindi la farò. Allora, adesso vi dico quali sono gli ingredienti. 200... Questa volta mi sono preparata come No, una stavo ridendo professionista. perché c'è proprio una console qua, Sì. l'operazione. Sì, perché sto ascoltando la mia radio preferita, Movi Radio, Ah. e siccome prima tu mi avevi detto che, diciamo la verità, perché noi siamo per la trasparenza, all'inizio Osvaldo mi aveva detto che non mi avrebbe filmato e avrei dovuto fare da sola, e me l'ho già preparata con il mio tablet. Ah, ci sta bene, sì, dai. Ragazzi, questo non è il disordine che avete sul tavolo, ma è il mio ordine è pulito. Il mio ordine è così. Va bene. Allora, adesso torniamo a noi. Come si fanno i biscottini 5 Quando tu stelle? parli di ordine, Sara, devi dire, non è che nell'universo i pianeti sono tutti in orizzontale verticale. Infatti. C'è un ordine a modo suo, come dire, Allora, per fare questi biscotti 5 stelle ci vogliono 200 g di farina, 200. 50 ml di olio, Sì. poi 80, sto cercando gli ingredienti, 80 g di zucchero, 80 ml di Aspetta, devi latte. specificare zucchero bianco o Noi abbiamo zucchero bianco, bianco, però sennò è sarebbe sempre meglio lo zucchero meglio. di canna perché Integrale biologico sarebbe dovremmo l'ideale. prenderlo. Poi questo 80 ml di latte, un cucchiaio d'orzo che poi lo prenderò, 30 g di cacao che proprio sono questi qua che mi sono rimasti e un pizzico di sale. Allora, la prima cosa che bisogna fare è mettere gli ingredienti, quelli solidi e non liquidi, quindi la farina, lo zucchero, il pizzico di sale. Ah, la mezza bustina di lievito, ve l'ho detta? No, mi serviva il pizzico di sale. Mezza bustina di lievito, senza la carta. Mezza bustina di lievito. Okay, questa è la prima volta. Poi vedete che nel mio disordine ordine trovo tutto. Eh sì. Poi cosa c'è di solito ancora Osvaldo? Il cacao, Cacao. lo zucchero l'ho messo, eh? Il cacao è già zuccherato un po', giusto? Sì, però fa niente. Ci vorrebbe quello non zuccherato, però per sicurezza. Spiega, Perché? Racconta perché. spiega. Che la torta ha Allora, fatto i biscotti al cacao amaro senza mettere lo zucchero. Io volevo riciclarli, ma lei. Ecco. faceva uno schifo, sanno. Io ho le barre riciclate. Poi il cucchiaio d'orzo. La Ragazzi, marmellata di castagne è buona. Vabbè, dai, continua. ma perché ero un po' in altre faccende affaccendate, ho sbagliato l'olio. Sì. Ora passiamo con le dosi che fa, tanto mischiamo un po'. E ora gli ingredienti liquidi, quindi l'olio, latte. Latte PS, giusto? Ma Parzialmente scremato. non dobbiamo fare niente, Che noi usiamo il parzialmente scremato, se no, non so se anche con l'intero va bene. adesso giriamo. Certamente non è il latte che fa scendere dalle ginocchia quelli del PD quando parlano. Giusto? Gira, gira. Metto un pochino di più di latte e spiego anche il perché. Perché ho messo un pochino di più di farina, perché mi è Ho scappata la... messo, ecco l'H, No, ricordatevi. l'ho messo. No, non mettere. Che suggeriamo? Chi è che sta Allora, dalla voce parlando? mi sembra Tiziana Ciprini. Poi, dopo che l'hai fatto un po' con il cucchiaio, con le mani... Allora?
Niente, allora c'è stato un inconveniente. No, spiega ai nostri spettatori cosa è successo. Che siccome sto facendo la ripresa col tablet, noi non abbiamo il bastone di Mosè come ce l'hanno tutti. No, niente bastoni per scaramanzia, figurati poi. Quindi mi è scivolato un attimo. Sentivi l'odore del cioccolato. Esatto, il tablet. Oh, però devo dire, questi tablet che fanno adesso sono indistruttibili. Ha fatto un volo di 1,5 metri almeno. E adesso ho iniziato il secondo tempo di questa super ricetta 5 stelle. Adesso metto un po' di farina perché è troppo appiccicosa. Ovviamente è cambiata l'inquadratura, la panoramica. Siamo vicini all'impasto. Un po' come non è venuta meno. Come ti era venuta l'altra volta? Più meno così, meno appiccicosa. Forse non devo aggiungere il latte. Ma sei sicura che è come l'altra volta, sì? Scusate, lo so che è un po'... è troppo pastoso. Ma adesso mischio un po' la farina con tutto. Guarda, va meglio. Oh. Ah, fai vedere un po', va. Sennò non riuscivo a impastare. Era troppo appiccicoso. Però è ottimo. Ecco, una cosa, se vedete che non si amalgama, mettete un po' di... se è troppo farinoso, mettete un po' di latte. Se è troppo, invece, molloso, mettete un po' di... poi. Quindi mi doveva venire una palla così. Ora, cosa fate? Dimmi la verità. Ora può essere legato le mani. Cominciamo a sudare un po' qua. E comincia a fare i biscotti. Ecco. C'è ancora la farina delle piedine che avevo fatto a mezzogiorno. Anzi, abbiamo fatto. La dobbiamo fare anche con la ricetta del pane. Spiega cosa abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto il pane calasau, una nostra invenzione, senza vedere nessuno. Poi tu metti qua una parte di fopè, un pezzo di. Sul tagliere, si meglio dice. Con le mani, sul tagliere, sì. C'è Beppe in sottofondo. Allora, vedi, me la sto facendo con questa ricetta. E noi siamo i famosi Bee Gees, cioè. I Beppe Grilli, i grillini. Mi conviene mettere un po' di farina sotto, se no si attacca. Ripeto, è la prima volta che li faccio in questo modo e quindi li sto facendo con voi. In modo che non si attacchi. Poi prendiamo la stella, lui l'ho messa poco. Avevo già qui vicino le forme. Ecco, l'ho messa poco. Ecco la forma della stella. Fai vedere. Fai vedere la forma anche. No, la forma qua, eccola qua. Vediamo questa qui qua viene quando abbiamo tutti. Pare un minuto, vero? Prima sì, sì, sì. Serve il... Io ho sentito che, anzi ho letto, che a fine primavera si esce dall'euro. Speriamo. Ma mai siamo entrati nell'euro? Hai mai sentito dire una persona sono senza euro? No, infatti, non rientro neanche nel lessico italiano. Trovatemi uno che invece di dire sono senza una lira dice sono senza un euro. E una volta che fai gli stampini, dove li metti? Ah sì, me li faccio delle 2 o 3 e poi basta. Li metto qua e poi li faccio cucinare. L'altra volta non mi era servita la farina sotto, perché non c'era stato.
Fanculo. Scusatemi ragazzi, non so più. Tra le emozioni del video. Quindi adesso ne fatti due o tre campione e basta così. E poi li inforni. Solo che vedi, noi non usando il forno tradizionale non possiamo dirvi quanto tempo deve stare. Metteni a quel forno Di lì. solito, vedendo gli altri ricettari, gli chef dicono forno a 180 gradi per mezz'ora. Cioè, la maggior parte delle ricette che vedo su YouTube, il mio canale preferito è su YouTube, è My Personal Trainer TV, dove c'è una certa Alice, Quante famiglie fa un sacco di ricette, avevo già sistemato con le mie e tiene a 180 gradi per mezz'ora. Se no, guardo anche, sono iscritto anche al canale Pachito Piccante, Pachito con la K. un'altra stella diversa? Ma ne ho altre due, tra cui un'altra stella e non la trovo. Questa è una stella più piccola, vedete? Sì, basta che non metti la felce, il mirtillo. E neanche la svastica allora, cos'è la... No, no. Cos'ha la destra come simbolo? La fiaccola lì, la torcia. No. Fai vedere le stelline per caso? Ragazzi, non capisco il perché, vi giuro che l'altra volta non avevo messo questa farina, ma questa volta sono un po' appiccicose, non so perché. Adesso, che dire, il movimento è così, è una cosa che Appiccicoso. rimane in corpo proprio. Puoi salutare tutti, cara? Sì, questa è una bella stella grossa. Poi ve le farò vedere quando l'ho finita, dai. Ok, vi salutiamo. Ciao Sara, la nostra cuoca 5 Stelle, Sara saluta. Ciao. Mi Minchia, che raccomando, entusiasmo, ragazzi. ciao, mi raccomando, non mettete come ho fatto io la seconda volta il latte perché sennò vengono un po' appiccicatine. Quindi mettete gli ingredienti, quelli che ci sono scritti. Quelli che Quelli ci che vi sono avevo scritti. detto. Ho Ciao ragazzi, ci perso la vediamo stella. dopo, quando saranno gli accorti. Ciao, ciao.